Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Per festeggiare l'inizio dell'estate, richiamiamo alla memoria un appuntamento che negli anni 80 era diventato un classico della bella stagione. In molti ritengono che sia stata proprio questa manifestazione ad aprire l'era del calcio televisivo moderno, fino ad arrivare a come lo conosciamo oggi, essendo una competizione nata proprio sotto l'input di un network televisivo. Vi raccontiamo le estati del Mundialito, il torneo simbolo degli anni 80. Lazzaretti, anche quest'estate ci troviamo qui puntuali come il Festival Bar in Mundialito. Ci dica, che intenzioni ha questa volta? Il Mundialito per club è stato un torneo dedicato alle squadre che avevano vinto almeno una Coppa Intercontinentale, disputato presso lo stadio San Siro di Milano. La prima edizione si è tenuta nel giugno del 1981, si trattava di un evento di grande prestigio nel calcio internazionale con la copertura televisiva, questa era la grande novità, assicurata da Canale 5, la rete appartenente alla Fininvest di Silvio Berlusconi, che qualche mese prima aveva acquisito i diritti della Copa de Oro, un torneo nazionale disputato in Uruguay tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981. Le partite del Mundialito sono state trasmesse in diretta solo in due regioni nella sua prima edizione, Piemonte e Liguria, mentre nel resto del paese sono state trasmesse in differita. Le cronache furono affidate alla storica voce di Nicolò Carosio. Silvio Berlusconi, proprietario della Fininvest, aveva fiutato l'opportunità commerciale e lanciato l'evento con una massiccia campagna pubblicitaria iniziata mesi prima. Le squadre partecipanti rappresentavano l'élite del calcio internazionale, il Peñarol Montevideo di Cubilla, il Santos di Clerici, l'Inter di Bersellini, gli olandesi del Feyenoord e il Milan vantavano complessivamente 8 titoli intercontinentali. È stata la squadra rossonera a dare il via al torneo. Appena tornato in Serie A, il Milan ha avuto l'opportunità di schierare in prestito la stella olandese Johan Cruyff. A Milanello Cruyff è stato accolto con tutti gli onori dal vicepresidente rossonero Gianni Rivera. Reduce da una stagione negli Stati Uniti con i Washington Diplomats, l'olandese ha disputato solamente 45 minuti nel match inaugurale tra Milan e Feyenoord. Ha avuto un impatto limitato sulla partita, senza lasciare tracce significative. Il grande numero 14, protagonista con l'Ajax e la nazionale olandese degli anni 70, è rimasto negli spogliatoi nella ripresa, sostituito da Francesco Romano. La sua prestazione ha dissuaso il Milan dall'ingaggiarlo per il campionato. Al di là della passerella del profeta del gol, il Mundialito fu un successo assoluto. Lo vinse l'Inter, decisivo il 3-1 nel derby contro il Milan, ed Evaristo Beccalossi giocò così bene, tanto da diventare l'idolo dei sudamericani. Nella puntata della Domenica Sportiva del 28 giugno 1981, il derby del Mundialito è stato completamente ignorato per evitare di fare pubblicità a Canale 5. Oggi è stata una domenica senza calcio, affermò Beppe Viola alla conduzione. Tuttavia, il calcio italiano si trovava sull'orlo di una svolta epocale, pronta a trasformarsi sempre di più in uno spettacolo televisivo. Nel settembre dello stesso anno, infatti, Canale 5 acquisì i diritti televisivi delle partite casalinghe nelle competizioni UEFA di Juventus, Roma e Inter. Questo segnò la fine del monopolio della Rai sul calcio. Il Mundialito fu riproposto subito nel 1983, sfruttando l'anno dispari senza mondiali né europei. Dal 24 giugno al 2 luglio, Inter, Milan e Juventus sfidarono, nella formula girone unico confermata, gli uruguaggi del Peñarol e i brasiliani del Flamengo. Anche in questa occasione fu il derby di Milano a chiudere la competizione, ma a vincere fu la Juventus, pur reduce da una stagione sfiancante e dalla delusione della Coppa dei Campioni perduta ad Atene contro l'Amburgo. Platini si prese il titolo di miglior giocatore dell'estate e dire che la Juventus da regolamento, non avendo mai vinto la Coppa Intercontinentale, non avrebbe potuto partecipare, subentrò per la rinuncia dell'Ajax, originariamente invitato a questa seconda edizione. Si comprende Carlos Alberto Torres, l'allenatore della formazione del Flamengo. Ha rimesso questo pallone al centro il giocatore Tardelli, ha toccato la sfera con la mano il numero 6 Andrade. Siamo giunti al 45esimo minuto, manca poco per
rendere definitivo il successo della Juventus, che salirebbe in questo modo a punti 6 in graduatoria davanti al Flamengo e al Peñarol. Ma in questo istante si fa consegnare il pallone della partita. Juventus batte Flamengo 2-1. La Juventus vince il mondialito dei club numero 2 e succede di conseguenza all'Inter di Milano, che era stata la formazione vincitrice davanti al Santos nella edizione di 2 anni fa. L'edizione del 1985 invece saltò. La rivoluzione del 1981, come detto, iniziava a lasciare il segno e la presenza televisiva del calcio, anche grazie all'affermazione a livello nazionale delle emittenti private, iniziava ad essere sempre maggiore, seppure negli schemi degli anni 80 che prevedevano ancora una liturgia precisa, soprattutto per il calcio domenicale. Solo a metà decennio tutto il calcio, minuto per minuto, superò il tabù della trasmissione dei primi tempi delle partite di campionato a livello radiofonico, solo per dirne una. Il gruppo Fininvest ci riprovò nel 1987, visto che nel frattempo aveva acquisito anche la proprietà del Milan. Fu un'edizione tutta europea, visto che le vincitrici della Coppa Intercontinentale disertarono in massa gli inviti. Con Milan e Inter tra le partecipanti, ci sono comunque Barcellona, Paris Saint-Germain e Porto, sicuramente non nomi di secondo piano, considerando anche che pochi giorni prima del via al torneo, il 21 giugno 1987, i portoghesi avevano vinto la loro prima Coppa dei Campioni. Dal tacco di Allah di Majer si passò a un altro evento alla fine significativo, visto che il mondialito del 1987 fu di fatto il primo trofeo del Milan di Berlusconi. Decisivo l'ultimo match vinto contro il Barcellona, grazie a un rigore trasformato da Virdis. Si era chiuso un lungo cerchio preparatorio e quel posto al sole a livello internazionale che i rossoneri avevano cercato, costruendosi un torneo in casa, con la forza delle televisioni di quello che poi strada facendo era diventato il loro patron, fu poi conquistato sul palcoscenico principale, con lo scudetto del 1988 e la Coppa dei Campioni del 1989 vinta a Barcellona, che consegnò alla storia il Milan degli olandesi e di Arrigo Sacchi. Giulio Alberto batte la punizione, l'uscita di Nuciari ancora una volta decisiva, Costa Curta poi anticipa Cristobal e arriva il fischio finale dell'arbitro Lanese. Manda tutti negli spogliatoi, il Milan si porta a quota 7 in classifica, vincendo così il mondialito 1987. La felicità dei giocatori rossoneri per aver conquistato quindi questo trofeo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!